questa esaltazione di quest'oggi ne ha messo una fava, non solo quella, è proprio genetica. E lui, ma che si mangia? Adesso ve lo vado a dire. E dunque, per rimanere in tema, noi per rimanere in tema, noi donne con i rotolini oggi mangiamo rotolini di zucchine. Allora prendiamo una zucchina, questa è per una ricetta per i single, l'ho fatta per Annabella. Grazie. Prendiamo una zucchina da mangiare, ovviamente, e anche non prendere una, prendi una giusta dimensione, mai, per favore, piccole, mai. Una zucchina, salsa yogurt con panna acida ed erba cipollina. Wow. Tonno in scatola sgocciolato, un po' di scamorza affumicata, fettine, parmigiano grattugiato a sentimento, sale e pepe quanto basta. Sì. Allora, tagliate le zucchine a fettine sottili per la loro lunghezza, se volete vi potete aiutare con una mandolina. Salate e pepate e ripassatele in padella per 30 secondi, così se quelle si ammosciano, capi? Perché se sono rigide non si possono arrotolare. Scusa, ti posso dire una cosa? Che cos'è la mandolina? Cioè uno quella suona fa... e quello fa... per piacere, chiudiamo, basta, salutiamo, ciao, ci vediamo domani. Quella arnese che c'ha la lama che tu passi sopra, quella ghigliottina orizzontale. Non è una ghigliottina, nessuna ghigliottina. Tu devi passare sopra l'ortaggio e te la taglia a fette. Io pensavo da piccola che quella era una ghigliottina per le dita, per i polpastrelli. Io per la lingua la devo usare con te. Allora, dopo che avete fatto raffreddare le zucchine, che ovviamente avete saltato in padella, spalmate sulla superficie della zucchina stessa la salsa yogurt, il tonno, sovrapponete un'altra zucchina e ultimate con quella di scamorza. E poi fate il rotolino e fermatela con uno stecchino, per poi non farla aprire praticamente. E non col filo? C'è un filo, ci sta facendo bravo. Mannaggia, madonna. Fate nevicare. Fate nevicare il parmigiano, madonna, grattugiato, la, e la cucinate nel forno. Cucinate, giusto per farla passire un altro po', a 160 gradi per circa 3 minuti. Sempre quello, dipende sempre dal vostro forno. E quando l'avrete uscito, prendete la zucchini, il rotolino, lo mettete nel piatto. Vostro marito, ovviamente, con la forchetta, un boccone solo, farà la punge e la porta alla bocca e vi dirà: e adesso andate via, voglio restare solo. Fa ridere con la zucchina, no, con la malinconia. Volare nel suo cielo. Ma la malinconia, perché sa che finiranno prima o poi. Vabbè, poi facciamo l'altra, amore. E anche perché pensa, essendo fibre e acqua, alla fine è gloriosa che fa quel bocconcino, poi la malinconia. Vabbè, ma noi a casa non ne rompi una zucchina, noi almeno sono 2-3 kg di zucchina. Ma sai che poi la zucchina c'è quando si fa. Vabbè, è la mattina di solito che si perde quell'amore, vabbè, là, che ognuno, fa tutto il percorso digestivo. Sì, 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 sì. Va bene, io saluto Vincenzo, Pasquale, Valentino, Pasquale e Michele, e la piccola Germano, cioè la figlia di un amico, insomma, di Vito Germano, che è una nostra accanita fan. Ah, Germano è il cognome, è Germano, perché quando si titola piccola Germano si dice qualche cosa. No, siccome è un'amica che si chiama Germana, pensavo avessi sbagliato. Va vabbè, bene, ma sai, anch'io questa mi aggrego. Ma in quest'era di tutto fluido e tutto di pansessualità ci sta bene. Quindi ieri proprio ho visto una cosa in TV, in cui, no, in TV, insomma, su Disney, c'è una serie, c'è una tipa con i capelli blu e il detective le dice tu, e lei lo guarda e dice loro, prego, perché così adesso c'è il loro, tu devi dare il loro a chi è io ero arrivata al voi, comunque vabbè, se dobbiamo dare il loro, il loro è più pomposo. Sì, volevo dire ai nostri telespettatori e radioascoltatori, che ovviamente che ci seguono tutti i giorni, quelli affezionati, che domani avremo due ospiti. Madonna. Di quelle due ospitoni, quindi però non vi diciamo siateci. Chi sono, stanno in presenza, vedere. Ovviamente sì, li noi vedrete siamo qua. Noi siamo proprio felicissime di averli. Verrà la zia e lo zio e la nonna, la zia e la nonna alla correnza, lo zio diventa nonna, va bene. Vabbè, dopo aver allietato il nostro momento, grazie, vi ringraziamo perché ci date questo spazio per fare un sacco di cose, quindi farci anche autoterapia. Vogliamo ricordarvi che come sempre noi ce la vediamo e noi ce la sentiamo e voi. Oh, mi raccomando, passate una bellissima giornata. A domani, prima che piove. Ciao. Ciao.
Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it, Supermercati Doc e Famila Superstore.